In una casa nel bosco Vanessa sta guardando attraverso la finestra, quando improvvisamente viene spaventata da un uccello che colpisce il vetro. Vanessa esce a guardare il cadavere e il marito Alex la raggiunge, cercando di tenere la mano di Vanessa per confortarla. Tuttavia, la donna si allontana. Più tardi, Vanessa racconta ad Alex e al suo fratello Martel che ieri si era sentito un forte rumore che sembrava un'esplosione, proveniente dalla foresta. Martel parla di una struttura nella foresta che si dice che al suo interno avvengano strani esperimenti. Le persone scomparivano e la struttura è stata chiusa, per cui ora si pensa che la foresta sia maledetta. Tuttavia, Alex pensa che sia solo una storiella inventata dal padre, che le ha abbandonati. Martel pensa che il padre stesse cercando qualcosa, ma Alex respinge l'idea. Poi Vanessa decide che ha bisogno di stare un po' da sola e si prepara a fare una passeggiata nella foresta. Martel le regala un fucile per combattere eventuali animali selvatici e chiede se la coppia ha già deciso di vendere la casa. Alex dice che ci stanno pensando, ma Vanessa è contraria, il che scatena una discussione che fa andare via Vanessa. Alex la segue e le spiega che suo fratello sta solo cercando di aiutarle ad andare avanti. Ma Vanessa chiede ad Alex se vorrebbe che fosse stata lei a morire quella notte invece del loro figlio. Alex giura di averla già perdonata per l'incidente d'auto e di non voler perdere anche lei. Ma Vanessa se ne va. Dopo aver attraversato il lago su una barca, Vanessa vaga per un po' nella foresta. Alla fine si prende una pausa e chiude gli occhi, solo per sentire un rumore nelle vicinanze. Quando si muove per indagare, all'improvviso qualcuno le spara. Così Vanessa si ripara immediatamente dietro un albero e risponde al fuoco, colpendo la persona alla gamba. Ma quando guarda attraverso il mirino, è scioccata nello scoprire che il misterioso tiratore è lei stessa, che ora si sta allontanando. A casa, Alex è preoccupato perché sono passate 2 ore da quando Vanessa è uscita e cerca di contattarla via radio, ma lei non risponde. In quel momento torna con un'aria evidentemente scossa, ma quando Alex prova a chiederle cosa sia successo, lei dice solo di aver visto un orso. Alex la segue e la trova in lacrime, quindi la prega di aprirsi e le fa notare che continua ad escluderlo dalla sua vita. Vanessa lo sgrida, accusandolo di andare avanti troppo in fretta e di fingere di volere una vita normale quando non possono averla. Dopo averlo cacciato, Vanessa si ricorda di quello che è successo e cerca in valigia la sua medicina, contenuta in flaconi gialli, ma alla fine non la prende. La sera, Vanessa sta guardando la TV quando Alex le dice che Martel sta facendo una grigliata fuori e che dovrebbe unirsi a loro. All'inizio Vanessa ignora l'invito, ma alla fine cambia idea. Uscendo, vede alcune formule di fisica sulla lavagna. Durante la cena, Martel le racconta la storia di quando il padre le ha portate a pescare e Martel è quasi annegato. Racconta che ha iniziato a guardare la vita in modo diverso. All'inizio ha iniziato a bere, poi ha capito che gli esseri umani non hanno il controllo di nulla e che le decisioni sono già state prese per loro. Non ci sono errori, solo lezioni imparate, e ora è sobrio da anni. Vanessa si sente trattata con condiscendenza e si alza per andarsene. Quando Martel cerca di aiutarla, si brucia accidentalmente la mano e si precipita a casa per curarla. Vanessa rientra in casa e trova Martel che si sta versando un bicchiere di whisky. La ragazza lo affronta immediatamente, chiedendogli se tutto ciò che ha appena detto sul fatto di essersi disintossicato fosse solo una bugia, ma in quel momento nota che la sua ustione è già guarita. Martel dice che non era così grave come pensavano e decide di uscire a fare una passeggiata. Quando Vanessa si gira, è sorpresa di vedere Martel con una mano fasciata che cammina verso di lei. Scioccata, si precipita in camera sua. Quella notte, Vanessa non riesce a dormire perché continua a pensare a ciò che ha visto nel bosco. Decide di prendere un'arma e di fare un'altra passeggiata in cerca di risposte. Nel cuore della foresta, trova una recinzione aperta e del sangue sul lato, che potrebbe essere stato lasciato dalla donna a cui ha sparato in precedenza. Ignorando i segnali di pericolo, Vanessa attraversa la recinzione e percorre un sentiero che la porta ad un arco naturale di alberi. Dopo averla attraversato, vede un albero a terra e continua a perlustrare la zona. Dopo qualche ora di vagabondaggio, ritrova l'arco e quando lo attraversa, rimane scioccata nel vedere lo stesso albero caduto. Guardandosi alle spalle, trova esattamente la stessa cosa e si spaventa. Quindi lega la sciarpa intorno ad un ramo prima di andarsene, segnando gli alberi mentre cerca di trovare il resto della foresta. Pochi istanti dopo, si imbatte di nuovo nell'arco, ma la sciarpa è sparita. Vanessa cerca di tornare indietro seguendo i suoi segni, ma anche questi sono scomparsi. Correndo, trova solo l'arco. Così, terrorizzata, decide finalmente di andarsene, attraversando di nuovo la recinzione senza accorgersi che il sangue è sparito. Quando torna a casa, Vanessa racconta finalmente ad Alex tutto ciò che ha visto. Ma Alex non le crede. Pensa che sembri pazza come suo padre prima di scomparire e la prega di prendere le sue medicine. Alex prova anche a tirare fuori l'argomento del figlio e Vanessa lo schiaffeggia, ma Alex continua. Dice di essersi scusato molte volte e le chiede se vorrebbe che fosse morto lui al posto del figlio, descrivendo l'incidente come
se fosse stato lui a guidare. Vanessa è molto confusa perché suo figlio è morto mentre lei guidava, ma quando cerca di dirlo, Alex le dà della pazza e le chiede di prendere la sua medicina. Le dà anche il flacone e Vanessa rimane scioccata nel vedere che è blu. In quel momento entra Martel con una benda sulla mano sinistra, ma Vanessa ricorda che si è fatto male alla mano destra. Spaventata, Vanessa torna nella foresta ignorando le parole di preoccupazione del suo ragazzo. Non riesce a trovare nessuno dei segni sugli alberi e quando si avvicina all'arco nota che qualcuno si aggira furtivamente tra i cespugli. Vanessa si nasconde immediatamente e punta la sua arma contro la persona misteriosa chiedendole di uscire. In quel momento Alex esce con le mani alzate e spiega di non essere suo marito, ma un Alex proveniente da un altro universo. Vanessa nota che non indossa la fede nuziale e diffida di lui, ma Alex giura che non le farà del male e la comincia a parlare. Alex la porta al suo piccolo falò e tira fuori delle sigarette, cosa che sorprende Vanessa perché il suo Alex non fuma. Alex le spiega che la foresta è collegata a più universi e che in ognuno di essi ci sono piccole differenze nei loro altri sé, dal taglio di capelli alle cicatrici. Alex è rimasto bloccato qui per un po' di tempo e ha visitato più universi, quindi ha elaborato una teoria. Mentre tira fuori un taccuino con gli stessi disegni che Vanessa ha visto sulla lavagna, spiega che la foresta è l'origine e che ci sono quattro punti all'interno di quadranti in cui si può passare dall'altra parte. Questo Alex è anche un fisico, mentre quello di Vanessa non ha mai conseguito il dottorato ed è rimasto bloccato come insegnante di matematica. La cosa più sconvolgente di questo Alex è che Vanessa lo ha lasciato dopo la perdita del figlio, ma lui ne sente la mancanza e la cerca disperatamente. Vanessa si chiede se esista un universo in cui il loro figlio sia ancora vivo, ma Alex dice di non essere riuscito a trovarne uno. In tutti i luoghi che ha visitato, il ragazzo è morto nell'incidente d'auto, oppure non è mai esistito. Alex escogita quindi un piano per trovare gli spazi originari. Vuole legare un filo da pesca all'albero in cui si trovano attualmente e portare con sé l'altra estremità durante l'esplorazione, sperando che seguendo il filo riescano a tornare nello stesso punto. Tuttavia avranno bisogno di più di quello che ha lui, quindi decidono di visitare la casa del primo universo in cui entrano. Si intrufolano nel garage e trovano altri cavi, ma anche degli esplosivi. Improvvisamente vengono spaventati da Martel, che inizia a piangere e chiede a loro di smettere di perseguitarlo, perché sa che non sono reali, perché lui ha seppellito i loro corpi. Si scopre che in questo universo, Martel era la guida durante l'incidente che ha ucciso sia Alex che Vanessa, all'epoca incinta di 8 mesi. Da allora, Martel pensa che i loro fantasmi continuano ad apparire, ma probabilmente ha visto versioni alternative della coppia provenite da altri universi. Alex e Vanessa dicono a Martel di essere gentile con se stesso prima di tornare nella foresta. Sistemano il cavo e si accordano sulle parole in codice per riconoscersi, ossia stanza 1111, letto 8, che era la stanza d'ospedale in cui il figlio di Alex è rimasto per 3 mesi. Prima di partire, Alex racconta come si è perso nella foresta. Un pomeriggio è entrato in casa e ha sentito degli strani rumori, per poi scoprire due Martel che litigavano tra di loro. I due sono scappati dalla casa e Alex li ha inseguiti. Un Martel gli ha detto che il padre aveva ragione prima di correre nella foresta con l'altro, e quando Alex ha cercato di seguirli, si è perso. In cambio Vanessa gli racconta di aver sparato all'altra a se stessa. Poi i due si scambiano un bacio prima che Alex se ne vada nel cuore della notte. La mattina dopo, Vanessa vede il filo muoversi e si sposta rapidamente per vedere Alex che arriva, quindi dice stanza 1111 e lui risponde letto 8, confermando che è lui. Alex spiega di aver trovato una versione di lui, Vanessa e Martel, che erano una famiglia felice, ma è dovuto scappare quando Vanessa lo ha visto ed è svenuta. Annuncia anche di aver imparato a navigare nel multiverso e di aver portato l'esplosivo dal garage per far saltare in aria ogni ingresso agli altri mondi, in modo che non possano tornare in quelli sbagliati. Vanessa si rende conto che questo è il suono che lei ha sentito all'inizio, perché c'è anche una differenza di orario. Quella sera, Alex parte di nuovo, e dopo qualche ora, il filo inizia a tremare. Vanessa sussurra il codice, ma nessuno risponde. Così spegne il fuoco e va ad indagare. Seguendo il filo, arriva alla casa e trova Alex ubriaco. Lui non capisce quando lei parla del codice, ma poi inizia a parlare della sua scomparsa nel bosco. Vanessa chiede quale sia la mano di Martel che si è bruciato, e quando Alex risponde giusto, Vanessa capisce di essere tornata nel suo universo. In quel momento Martel entra nella stanza e quando Vanessa si gira, Alex le rompe una bottiglia in testa. Pochi minuti dopo, Vanessa si risveglia legata ad una sedia nel garage. Alex vuole spararle perché pensa che non sia Vanessa, ma Martel cerca di fermarlo. Quando la vede non sveglia, Alex dice di averla già uccisa e rivela un corpo nelle vicinanze. Si scopre che la Vanessa con la ferita da proiettile è venuta a casa pensando che fosse sua. Alex pensa che la Vanessa morta sia la sua e che questa sia una sosia, quindi impazzisce. Vanessa cerca di dirgli che suo padre aveva ragione, ma questo non fa altro che farlo arrabbiare ancora di più. Alex sta per spararle, così Martel gli salta addosso e iniziano a lottare. Nella lotta parte accidentalmente un proiettile e Alex muore. Dopo aver salutato il fratello, Martel libera Vanessa e la rimanda nella foresta dicendo che il suo posto non è lì.
Poi si suicida con la stessa arma. Pensando a come ha perso tutti i suoi cari, Vanessa passa la notte nell'arco di alberi e al mattino cerca di ritrovare il campeggio. Con grande sorpresa, trova un Alex morto nelle vicinanze e nota che non ha la fede, ma ne ha il segno, il che significa che qualcuno l'ha ucciso e l'ha rubata. Dopo aver controllato un altro universo, trova una famiglia molto felice che si sta divertendo e decide di tornare nella foresta per fare un pisolino. Qualche ora dopo, Alex la trova e usa correttamente la parola in codice. Vanessa nota che indossa l'anello e capisce che ha ucciso l'altro Alex, così da prendere il suo posto. Lo rimprovera, ma Alex difende la sua scelta, dicendo che anche lei ha bisogno di trovare un nuovo spazio. Poi Alex porta il corpo dell'altro sé all'ingresso dell'universo da lui scelto e piazza la dinamite prima di correre verso la sua nuova vita. Vanessa si allontana il più possibile e mentre fa una pausa si avvicina un'altra Vanessa, anch'essa consapevole del problema del multiverso. Questa Vanessa infatti è quella che ha divorziato dall'assassino Alex, è profondamente depressa per il figlio e non vuole tornare nel suo mondo, quindi sta pensando di sparare a questa Vanessa per sostituirla. Disperata per difendersi, la nostra Vanessa prende una pietra e colpisce l'altra sé, uccidendola. Rendendosi conto di ciò che ha appena fatto, scappa ed entra nell'universo più vicino. La casa sembra la stessa, così fa una doccia e finalmente ha un crollo prima di andare a letto. La mattina dopo vede l'uccello colpire la finestra e morire. Quando esce, un nuovo Alex la conforta e questa volta Vanessa gli permette di tenerle la mano e di baciarla. Dopo una colazione molto accogliente con Alex e Martel, Vanessa accetta che questa sia la sua nuova casa e sale al piano superiore. Quando apre una porta, rimane scioccata nel vedere la stanza di un bambino e all'improvviso la voce di un ragazzo la chiama: «Mamma!». Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.